Buongiorno ragazzi, in questo video studiamo una caratteristica dei quadrilateri. In particolare, dimostriamo che se un quadrilatero è iscritto in una circonferenza, allora gli angoli opposti sono tra loro supplementari, cioè hanno somma 180 gradi. Cerchiamo prima di tutto di capire bene l'enunciato del teorema. E cerchiamo di ricordarci cosa significa quadrilatero iscritto a una circonferenza. L'idea è che la circonferenza deve passare per tutti e quattro i vertici del quadrilatero. Il teorema quindi dice che nel caso in cui effettivamente ci sia una circonferenza circoscritta, cioè il quadrilatero iscritto, la somma degli angoli opposti, ad esempio l'angolo in D e l'angolo in B, deve essere 180. Una conseguenza di questo teorema, o se volete un enunciato equivalente, è questo, cioè che se un quadrilatero è iscritto in una circonferenza, la somma degli angoli opposti è congruente alla somma degli altri due. Infatti, se l'angolo in D e l'angolo in B hanno somma 180 e la stessa cosa gli angoli in A e in C, vedete che avremo 180 uguale a 180 e quindi la somma degli angoli opposti deve essere congruente. Tornando all'enunciato del teorema, cerchiamo di capire meglio cosa significa quadrilatero iscritto, o meglio circonferenza circoscritta. Abbiamo detto che la circonferenza deve passare per i quattro vertici e quindi il centro di questa circonferenza sarà dato dalla intersezione degli assi dei segmenti. Infatti, l'asse di un segmento è il luogo di punti equidistanti dai due vertici del segmento. Quindi vedete, il punto O sarà equidistante da IB, ma a sua volta equidistante anche da C e da D. Quindi effettivamente il punto O, intersezione degli assi, è equidistante dai quattro vertici del quadrilatero e in questi vertici passa la circonferenza circoscritta. Questo punto O si chiama circocentro e come dicevo prima, l'esistenza del circocentro di un quadrilatero non è scontata, non c'è un teorema che ce lo garantisce. Ma come avete capito, se i quattro assi si intersecano nel circocentro, allora effettivamente esiste la circonferenza circoscritta. Ora veniamo a dimostrare il teorema e in particolare andiamo a vedere quindi che la somma degli angoli opposti deve essere 180. Allora, per capirlo, consideriamo questi quattro raggi, cioè quelli che vanno dai vertici al centro, e andiamo ad analizzare gli angoli. Per prima cosa consideriamo l'angolo in A, quindi l'angolo alfa BAD, e il rispettivo angolo al centro BOD. Sappiamo per il teorema dell'angolo al centro che quest'angolo sarà il doppio di questo. Quindi vedrete BOD è 2 alfa, mentre BAD vale semplicemente alfa. Possiamo ora applicare lo stesso ragionamento all'angolo in C, quindi indicando con gamma l'angolo BCD, osserviamo che il rispettivo angolo al centro BOD deve valere sempre per il teorema dell'angolo al centro, 2 gamma. Osserviamo quindi che questi angoli al centro hanno una somma che ovviamente è uguale a 360, quindi 2 alfa più 2 gamma deve essere un angolo giro 360. Dividendo per 2 troviamo semplicemente che alfa più gamma fa 180 gradi, esattamente come mi richiedeva il teorema. Adesso possiamo applicare lo stesso ragionamento anche all'angolo in B e all'angolo in D e ritrovare la stessa relazione. Infatti, consideriamo l'angolo che ha vertice in D, indicandolo con delta, sarà ADC, questo è un angolo alla circonferenza,
che sarà la metà del suo rispettivo angolo al centro AC. Stessa cosa per il vertice B. Abbiamo l'angolo beta ABC che sarà l'angolo alla circonferenza. Consideriamo il suo angolo al centro che sarà AOC e avrà ovviamente valore 2 beta. Come nel passaggio precedente, vediamo che 2 delta più 2 beta deve essere ovviamente un angolo giro, quindi 360. Dividendo tutto per 2 troviamo che beta più delta fa 180. In questo modo, come dicevamo, stiamo dimostrando che la somma degli angoli opposti in un quadrilatero inscritto a una circonferenza è sempre 180. E questo conclude il teorema.